In casa Juventus si continua a parlare di quella che è stata la partita contro il Lille, un pareggio che è rimasto un po', tra virgolette, un po' scomodo per questa Juve che forse aspettava una vittoria e oggi siamo qui a parlarne con Paolo. Ciao Paolo, Ciao buongiorno. Peppe, grazie dell'invito. Tra l'altro, dopo quanto tempo? E ci ritroviamo dal vivo, per cui Esatto. diciamo una Grande cosa momento. clamorosa, una cosa clamorosa, una cosa clamorosa. Grande momento. Ecco, un grande momento se l'aspettava anche la Juventus in questa partita contro il Lille. Chiaramente, sicuramente i 3 punti sarebbero stati un risultato che ci si aspettava, però ci si accontenta di un pareggio. Ecco, però questo pareggio ha creato un po' di malumore, non soltanto all'interno dello spogliatoio, ma soprattutto, secondo me, all'interno della tifoseria. Comincia a esserci, secondo te, qualche critico di Thiago Motta? Cioè, ho come la percezione che all'inizio eravamo tutti pronti al progetto, tutti che diamo tempo a Thiago Motta, ora però che i risultati sono tanti pareggi quanto le vittorie. Cominciano a esserci un po' troppe critiche, secondo te, su questo allenatore? Allora, credo di sì, nel senso che già si sta creando, secondo me, quella piccola fazione di tifosi che comincia a dire che ok, la partita di ieri però la dovevi vincere a prescindere dal fatto che sia stata giocata abbastanza bene, e quindi magari cominciano i confronti con, magari con Allegri la Esatto. vincevi 2-1, la portavi a casa comunque, e quindi comincia un po' questa situazione qui, cosa che sinceramente non condivido perché... abbiamo detto tutta l'estate che dobbiamo avere davanti praticamente un futuro di 3 anni, praticamente. Nel Esatto. senso che dobbiamo dare tempo a Thiago Motta, perché già, a parte che le sue idee, secondo me, si vedono, e anche chiaramente l'abbiamo viste anche ieri. E quindi comunque un pareggio a Lille ci può stare, nonostante dovevamo vincerla, perché i numeri parlano chiaro. Secondo me il dominio e il controllo della partita sia stato totalmente a Sì, favore della Juve, assolutamente. proprio parlando proprio della partita. Però è comunque un campo in cui ha perso il Real Madrid, per esempio, Certo. no? Cioè, il Real Madrid è stato battuto dal Lille, e quindi in generale la partita è andata bene, nel senso che io non vedevo una Juve così intraprendente, così propositiva in Europa, veramente forse da 5-6 anni, Sì. cioè da molto, da molto, troppo tempo. E Soprattutto quindi... nel finale, quando sull'1-1, gli ultimi minuti, io Esatto. ricordo gli anni passati, saremmo Certo, stati lì a difendere questo 1-1, vedere la Juve che sull'1-1 al 90esimo fuori casa prova a vincerla. Sembra una banalità, ma non lo è. Esatto, tra l'altro la potevamo vincere, aggiungo, 3 minuti con un controllo sbagliato di Mbangula, che invece di sentire Esatto. Consensao, se non sbaglio, e Weah, non mi ricordo in realtà Credo Consensao. chi c'era in quel momento, poteva andare in portata. Erano proprio gli ultimi 30 secondi di partita, sarebbe stata clamorosa una vittoria del genere. Però, ripeto, una partita giocata benissimo, si sono viste le rotazioni, si sono viste, per esempio, a me è piaciuto tantissimo ieri Koopmeiners, perché? Perché ha recuperato tantissimi palloni e ripiegamenti difensivi. È stato veramente Esatto. fondamentale, secondo me, È ieri per questo che lui voleva questo tipo di Koopmeiners. Esatto, trequartista, perché è perché quello che ti dà equilibrio. Non è il famoso Esatto. trequartista, no, che è totalmente, diciamo, proiettato in avanti. Lui è uno che comunque ti gestisce il centrocampo, viene a prendersi palla, a volte si abbassa anche nella linea difensiva. Certo. Una cosa soltanto io, una sola critica, muovo col senno di poi a Thiago E ci Motta, sta, no? cioè che io avrei messo Savona da titolare, Savona a destra e Cambiaso a sinistra, perché contro Zegrova, che è un mancino, diciamo, un mancino naturale, quindi tende a rientrare, Sì. io avrei messo Cambiaso, che è sul destro che rientra con Zegrova, che è anche il suo piede. Ok. Cioè Cambiaso praticamente è un ambivalente, però col destro sa giocare meglio di Cabal, mentre Cabal rientrando con il destro aveva un po' più Sì, questo è difficoltà a vero. contrastarlo. Io però credo che quando ho visto la formazione, ho visto quindi Cabal e non Savona, quindi Cabal a sinistra e cambiato a destra. Rispetto a Udine, ho pensato proprio a un fattore, al di là del fatto che lui è mancino meno, ho pensato proprio al fattore difensivo. Cioè, Cavalle è più difensore di Questo sì, Cambiaso, e questo quindi sì. magari un Zegrova tipo non te la mette più in difficoltà. Sì, questo Ho assolutamente pensato sì. questo. Cioè, magari poi magari i fatti ci hanno detto che Cavalle ha sofferto tantissimo Infatti, l'esterno infatti. kosovaro. Però, comunque, secondo me l'idea iniziale era quella: Sì, cioè sì, sì. Cambiaso a destra per dargli più spazio e più manovra. Offensiva, che ha più spinta offensiva, Cavalli invece è un po' più stretto. Ecco, abbiamo parlato di un Thiago Motta che comincia a ricevere le prime critiche. Molte critiche sono state mosse anche per i cambi, cioè quel cambio lì di Vlahovic che Il esce triplo per cambio, il triplo cambio con fuori tutto Vlahovic e Thuram, che erano stati sì. un autore del gol e di una bellissima girata, l'altro Thuram aveva fatto una bella partita. Come l'hai vista? Cioè, comincia a essere ripetuta questa cosa di Vlahovic che esce dal campo per un esterno che però poi non produce nulla. Cioè, la Juve fino a quel momento non aveva giocato bene. No, bene. Dopo quei cambi là, un po' meno. Che tu sei in linea con, diciamo, tra virgolette, la critica in questo momento c'è, cioè,
ma perché questi cambi? Ecco, forse lì sì che cominciano ad esserci paragoni con Allegri, che era uno che, per quanto fosse difensivo, e lo so, però i cambi almeno li azzeccava. Sì. Su questo aspetto forse Thiago Motta deve migliorare? Sì, può essere nella gestione del gruppo, nella gestione delle risorse che ha a disposizione, certo, in questo momento anche in panchina. Diciamo che di solito di base la teoria sui cambi è che i cambi debbano essere migliorativi. Nel senso che tu fai un cambio perché vuoi comunque cambiare appunto qualcosa, una sostituzione perché vuoi migliorare una determinata zona del campo. Il problema è che ieri, uscendo Vlahovic, è entrato Mangula, che praticamente è stato, non dico un ectoplasma, ma quasi. Thuram, vabbè, dico, c'è da dire, ecco, tornando a Vlahovic, c'è da dire che comunque il problema è che Vlahovic, se non lo fai riposare in questi spezzoni, sì, è vero, non ha un momento per rifiatare perché non abbiamo il Milik. Magari un po' la testa al derby aveva. Anche, sicuramente. Thuram aveva comunque dato, e io credo che comunque Locatelli in questo momento lui non la possa levare mai, perché no, è veramente uno dei giocatori migliori di questo avvio di stagione. Contro ogni pronostico. Sì, contro ogni pronostico, esatto. E quindi sono stati ovviamente tre cambi. Cabal era ammonito, diciamo, quello era annunciato, un cambio un po' alla Simone Inzaghi. Esatto. Era da dire. E quindi, diciamo, in questo senso la qualità si è abbassata, perché comunque Savona ha meno personalità rispetto anche allo stesso Cabal, secondo me. Sì. E ovviamente Mangula non può reggere il peso dell'attacco come lo faceva Vlahovic. McKennie stessa cosa. McKennie è un giocatore più da incursione, sì, esatto, è un giocatore più da incursione che da partenza, da fisicità in mezzo al campo, come Thuram, che ormai sta diventando quasi il padrone. Comunque fisicamente è dominante, sì. Thuram in questo momento sta benissimo, però lui l'ha vista poi, così, secondo me, dopo il gol, che poi non è stato proprio suo gol, però un autogol. Però dopo la partita con l'Udinese non ha preso proprio confidenza. Sì, 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 sì. Anche ieri ha fatto 2-3 azioni, sì, così, sì, no? Si vede che è più sicuro, magari prima era un po' più spaventato. Comincia secondo me a prendere un po' più confidenza. Sì. Ecco, secondo te la stessa cosa potrebbe capitare con Cup Miners? Cioè, finora si è giocato bene, però è evidente che gli manca il gol. Sì, proprio ovviamente. Gli manca e lo vedi proprio che lo vedi ora. Lo cerca continuamente. Ieri tra l'altro gli hanno annullati due. Esatto, purtroppo... ma anche i compagni cercano il suo gol. Perché Ildiz... due volte poteva metterle, esatto, in mezzo alle tue partite, invece proprio l'ha cercata, esatto, dietro. Esatto. E allora ti dico, secondo te a Cup Miners manca solo il gol o c'è qualcos'altro che manca? Allora, il gol lo aiuterebbe tantissimo, certo, perché ovviamente è quella cosa in più che ti fa scattare fiducia, a prescindere. Sì. Cioè, io lo noto sempre, questo vale a qualsiasi, secondo me, sì, in qualsiasi ambito, nel senso che anche quando noi giocheremo a calcetto, esatto, se uno tra di poco, noi, tra l'altro sì, dirlo, tra poco, stasera, tra poco, esatto. Anche quando si gioca a calcio tra amici, quando fai gol ti scattano, ti sblocchi, giochi meglio. Cioè, c'è poco, soprattutto da fare, per uno che è abituato a segnare, cioè, esatto, viene da due stagioni da 10 gol la doppia cifra, quindi, appunto, esatto, il doppio cifra, arrivare a novembre che non fai neanche un gol, va bene gli infortuni, però questo gol dovrebbe arrivare. Allora, ci ha messo un po' del suo, perché alcuni sarebbe veramente divorati con l'Udinese, diciamo, l'Udinese col Genoa per esempio, mi ricordo, sì, anche col Genoa, col Genoa forse clamorosi, un po' più sfortunato, con l'Udinese proprio se ne è mangiato, sì, però io credo che questo faccia parte anche di un discorso quasi di rispetto che lui abbia per l'ambiente Juve, cioè nel senso che è talmente timoroso, è talmente ansioso di trovare questo gol che magari si ci inceppa, mette così tanta concentrazione che spesso la sbaglia. Quindi prima o poi gol arriverà. Sì, serve il gol perché poi tutto il resto secondo me lo fa egregiamente. Mm. È l'unico tra quelli che abbiamo, tra i centrocampisti offensivi, diciamo, che abbiamo, che ti mette qualità, che ti fa il cambio gioco, che si abbassa, che si inserisce, che dà quelle palle in profondità a Vlahovic quando si apre, fa quel movimento per esempio contro il Genoa. Cioè è l'unico che ha queste caratteristiche qui, e quindi è importantissimo Cup Miners. Quindi manca solo il gol e poi vedremo un altro cop. È un altro cop. Chiaramente, e poi anche in difesa, diciamo che un po' si è ballato. Ecco, secondo te in difesa sono più le colpe per quel gol di Cabal, di Kalulu? Tu a chi dai più colpe per quanto riguarda quel gol, che secondo me era evitabile? Sì, era evitabile perché era una palla, tra l'altro bellissima palla di Zegrova, sì, in profondità per David. Secondo me qui, in quel caso Kalulu ha avuto troppa, diciamo, frenesia di andare a intercettare quel pallone. Se avesse fatto qualche passo indietro, secondo me avrebbe, diciamo, contrastato la profondità di David, magari lo avrebbe anche ripreso in velocità. Sì. Solo che voleva tentare a tutti i costi l'anticipo, cosa che... siamo sempre lì, sono concetti che Thiago Motta
prova a dare anche lì ai difensori, ma certo, ci sta che ogni tanto si possa sbagliare. Dico, Calulo è anche lui uno delle note liete di questo inizio di stagione, questo sicuramente, certo, lo possiamo dire, diciamo, con, nonostante l'assenza di Bremer, comunque la coppia formata da Gatti e Calulo secondo me è la più affidabile che ci possa essere in questo momento sì. Danilo in questo momento è sotto un treno dal punto di vista morale, e quindi Calulo assolutamente il migliore, mi viene da dire, anche più di Gatti. E ieri però, diciamo, c'è stata questa svista. Cabal, diciamo, colpe relative, perché doveva, diciamo, contrastare prima, doveva provare a fare un tackle, a fare qualcosa per fermare Zegrova, che in realtà è andato via. Ieri ha avuto movenze Zegrova che sembrava quasi Messi, sì, in qualche... anche un po' Robben. Sì, 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 sì. Tra l'altro non ne abbiamo parlato tanto di Zegrova qui, sì, se facciamo lo sport, perché è comunque un giocatore che piace da tempo a Giuntoli, ma ne parleremo, perché comunque è un giocatore che secondo me ormai purtroppo è difficilmente, diciamo, acquistabile a Juventus, visto che già ha comprato dei giocatori in quel ruolo là. E allora io invito i nostri amici qui sotto a dirci la loro in merito a questa partita rispetto all'Juve, soprattutto cosa ne pensate delle critiche che stanno cominciando a nascere su un Chiamavotta che fino a qualche tempo fa era quasi immune da critiche, e oggi invece comincia anche lui sulla falsa riga di Allegri ad avere qualche problema. Diteci anche se state la fazione dei conservatori, nel senso di quelli, esatto, che dicono aspettiamo, vediamo come va, oppure se già siete dalla parte di quelli che stanno cominciando ad attaccarlo. E dobbiamo saperlo qui sotto, così cominciamo a fare una sorta di sondaggio. Sì, esatto, per capire anche la percentuale di tifosi della Juve come la pensa, è importantissimo. Vedremo, insomma, analizzeremo il tutto qui se facciamo meno sport. Paolo, ti ringrazio, ci vediamo alla prossima. Grazie a te, ciao ciao. Ciao ciao.